bentornati amici di Obiettivo News, nuova puntata di 2-4 ruote, sono qua in compagnia di un papà e di una figlia, Andrea e Vittoria Sala. Ciao, ciao e benvenuti. Ciao, ciao Andrea, in questo contesto in veste di pilota, non in veste di assessore, non in veste di medico, ma in veste di pilota. In veste ludica. Invece la tua grande passione nasce lontano, nel 1995, se vuoi raccontarci come è iniziato il tutto. Il tutto, hai detto giusto, è iniziato nel 1995, precisamente il 19 marzo 1995, che era anche la festa del papà, e infatti ho esordito con mio papà di fianco, che è stato lui a portarmi al debutto e a darmi le prime istruzioni. Festa del papà, anche il mio compleanno. Ah, ok. Allora, questa data me la ricorderò. E siamo partiti da quella gara lì. 106 1003N, preparato da Salvino di Cirié, e poi a stretto giro, 15 giorni dopo, abbiamo partecipato invece al Città di Torino, che allora faceva parte del 2 litri, e quindi era una gara già impegnativa, con il 205 gruppo A, sempre con mio papà di fianco. Bella esperienza, già altro livello, avversari di una certa caratura, insomma, quindi è stato bello, bella gara. E poi sei passato in abitacolo con tuo fratello. Sì, poi nel 1996, quindi anno successivo, ha debuttato poi mio fratello al Rally Città di Torino, che abbiamo appunto fatto con un 106 1003, e quindi ho messo temporaneamente da parte mio papà e sono poi andato avanti costantemente con mio fratello per tanti anni, fino al 2009, quasi con costanza ho corso con mio fratello, salvo qualche sporadica apparizione con altri. Sì, una volta ad esempio lui si era fatto male, era ingessato, e quindi ha corso quella che sarebbe poi diventata mia moglie, la mia attuale moglie. Avevamo fatto un Coppa d'Oro 1998, se non ricordo male, insieme. Sì, quindi è una passione di famiglia. Sì, passione di famiglia nata da mio padre correva negli anni, fine anni 60, ai tempi delle Fulvia, del Rally del Sestra, del Rally dei Fiori, 999 minuti di Novara, insomma quelle erano le gare che faceva lui, e quindi sin da bambini sia me che mio fratello ci ha sempre portati a vedere le gare, passavamo le notti in giro per le prove speciali, abbarbicate sui terrapieni, esatto, o in mezzo alla neve a Sestra, ricordo anche questi momenti, e di lì è nata la passione, insomma, si è tramandata a tuo fratello, si è tramandata a Vittoria e anche a Edoardo, che non c'è. La tua passione è nata, come diceva papà, è familiare. Da quant'è che pratichi questo sport? Ma fin da quando sono piccola mi hanno sempre portato comunque a vedere le gare di papà, di zio, e andavo sempre con i nonni, però diciamo che da piccolina avevo anche paura del rumore delle macchine, e poi quando ho iniziato a fare le guide con papà mi è iniziato a nascere questo desiderio di voler correre con papà, e mi ha portato a correre con lui al Città di Torino quest'anno. Hai debuttato appunto nel 2023 al Città di Torino. Che impressione hai avuto? Mi sono divertita un sacco e spero di poterne fare altri. E all'inizio mi ricordo il primo start, è stato abbastanza ansioso quando ho iniziato contro la rovescia, però poi una volta partiti ero più tranquilla, poi con papà di fianco ero tranquilla. Che navigatrice è? Devo dire molto brava, Vittoria è molto brava perché riesce comunque a vincere anche l'emozione del momento. Anche perché all'inizio, quindi già c'è la componente della novità. Lei si spaventava, diciamo, del fatto che ci fosse questa tensione, questo battito che sale quando sei allo start della PS, e le ho detto che quello è inevitabile ed è normale che ci sia, anzi è giusto che ci sia, perché ti porta ad avere il giusto livello di concentrazione, e devo dire che anch'io dopo quasi 30 anni di gare lo provo sempre, soprattutto la prima prova della gara è sempre un momento comunque di tensione, poi pronti via, entri in prova e come se niente fosse, ti rilassi e inizi ad andare, e lì inizia il divertimento. Certo, quindi poi hai rotto il ghiaccio e ti sei trovata bene. Sì, è stata bravissima, anche ricordo un aneddoto da gara che abbiamo fatto in Sardegna, che c'è stato un intoppo per un concorrente che si era fermato in prova, quindi hanno sospeso le partenze,
siamo stati 20 minuti buoni lì, prima coi caschi, poi togli i caschi, non si parte tutto, poi si parte, rimetti i caschi, in 4-4-8 ha dovuto rimettersi il casco, rilegarsi, tirare fuori le note ed eravamo in prova, e quindi è stata veramente brava a gestire quella situazione e essere pronta a partire. Sì, certo, e poi anche la componente psicologica è fondamentale, quindi sono attimi, come dici tu, veloci, certo, e quindi certo. Devi essere subito pronto a cogliere l'attimo, come si dice, a cercare di non farti troppo prendere, e quindi esperienza positiva. Sì, assolutamente sì. Quest'anno ci riproverai? Sì. Devo, prima papà mi deve lasciar rifare la licenza. E papà, facciamogli la licenza questa ragazza. No, diciamo che è sicuramente una bella passione, io l'ho sempre coltivata sin da quando ero ragazzo, però ricordo assolutamente che mio padre ci faceva correre se si raggiungevano gli altri obiettivi, cioè non è il primo impegno, ci sono altre cose che sono prioritarie, quindi è giusto che anche lei si dia delle priorità, se arriva l'impegno sulle altre cose, ben volentieri, io sono il primo a essere contento di poter correre. Edo invece? Edo deve ancora prendere la patente, quindi stamattina proprio siamo andati a iscriverlo e quindi dovrà iniziare di lì. Eh sì, primo passo. Guidare guida, però insomma. Vabbè, quello ci sta, dai. Sì. Poi è anche appassionato di sci, no, Edo? Sì, Edo. Anche Vittoria, sono stati tutti e tre ragazzi nello sci club, poi le due ragazze si sono un po' perse per strada, si sono dedicate ad altri sport, anche alla pallavolo, insomma, altre cose, e invece Edoardo prosegue, quindi per adesso va avanti in questo percorso anche con l'ambizione poi magari di provare a fare la selezione per diventare maestro. Certo. Tu in questi quasi 30 anni di carriera hai preso parte a molte competizioni. Qual è quella che ti ricordi con maggior felicità, comunque con maggior soddisfazione? Ma che ricordi? Ci sono tante gare che mi hanno lasciato veramente dei ricordi tangibili che ancora oggi li sento freschi, insomma, anche gare vecchie. Sì, ricordo Aosta 1996 nel Trofeo Peugeot, dove c'era un altissimo livello di competizione, abbiamo iniziato a fare i nostri primi tempi validi, insomma, quindi quella è stata una bella gara che ricordo con gran piacere. Beh, la gara è stato il Monte Carlo, cioè nel 2009 ho avuto la fortuna di poter partecipare al Monte Carlo. Quella è una gara unica, assolutamente, e penso che quella sia fondamentalmente la gara che mi ha insegnato di più, perché proprio da quella gara lì ho cambiato tecnicamente proprio il mio modo di approcciare la gara, la guida, e da lì in poi ho cambiato veramente un po' passo, insomma, quindi è stata veramente molto, molto formativa. Nonostante, diciamo, poi non è finita neanche bene, Vabbè. Perché non siamo arrivati al fondo per un'uscita veramente banale, però purtroppo il Monte Carlo è una gara che non perdona, quindi c'era è andata così. C'era la neve, a due all'ora siamo rimasti innevati. Il Ron dello scorso anno l'hai fatto? No, non l'ho fatto. Avevamo anche qua la neve. È vero. L'abbiamo avuta anche noi la neve. Sì, l'abbiamo trovata in alcuni anni, ricordo di averla trovata ad esempio ad Aosta. Il Torino quando era marzo, lì lo facevi sempre tra due mura di neve, insomma, quindi la neve ci sta assolutamente in gara, è chiaro che bisogna essere tutti preparati e avere le dotazioni adeguate. Se non vai dal suo parte. Se no diventa poco divertente e anche pericoloso. E anche pericoloso, infatti. Come è cambiato il mondo dei rally dall'inizio, da quando è iniziato ad oggi? È cambiato tanto, perché è cambiato tanto proprio il mondo dei rally. Io sono partito, che si facevano ancora le assistenze per strada, sono partito il primo anno che si correva ancora con le slick, già nel 96 invece erano arrivate le slick intagliate, quindi abbiamo iniziato questa evoluzione, questo passaggio poi alla gomma stampo, però era un altro mondo, cioè fare le gare con le assistenze lungo il percorso, preparare tutto il piano assistenza, era anche molto più, diciamo, impegnativo, anche proprio la preparazione della gara, soprattutto per il navigatore, era veramente molto impegnativa. Purtroppo le cose necessariamente sono cambiate nel tempo,
non è più la stessa cosa, forse era più bello come era una volta, c'era un clima anche diverso, insomma c'era sempre competizione, ma c'era più spirito, si era un po' più sportivi forse, sì. Era proprio, si viveva la gara in un altro modo, anche la gente devo dire accoglieva il passaggio della gara in un modo diverso. Adesso spesso ci sono lamentele. Sempre perché rompi le scatole alla gente. Anche se devo dire che non è così dappertutto, perché Vittorio lo può confermare, siamo stati a fare questa gara l'altro anno in Sardegna. Un altro mondo. Proprio erano contenti di vederti passare, facevano le foto anche con l'ultimo equipaggio. Come erano i tempi? Io ricordo, ho fatto più volte il rally della lana, soprattutto nei primi anni, quando correvo ancora con le macchine piccole, nonostante fossimo gli ultimi gli ultimi a passare sulla prova, io all'inizio della Biolla, sopra Trivero, nel Biellese, ricordo ancora oggi i ragazzini che chiedevano gli autografi. Sì, sì. Io mi ricordo io, ragazzina, che chiedevo gli autografi in Parco Assistenza a chiunque. Sì. Cioè anche a... Vabbè, c'era il Travaglia della situazione, il Cantamessi della situazione e magari il pilota del paese vicino. Certo. Lo vedevi tutti i giorni, però dovevi farti fare l'autografo. Sì, sì, sì. Adesso si è un po' persa quella... Diciamo che forse con i social... Sì, la comunicazione è cambiata, quindi certo. È cambiato proprio un po' tutto l'ambiente. E a livello di rapporti anche tra piloti ad una volta. Anche quello è un po' cambiato, devo dire che probabilmente anche perché sono veramente cambiati i tempi sia delle gare, ma anche personalmente, cioè una volta avevo molto più tempo da dedicare alle gare, adesso devi andare a fare le ricognizioni di corsa, sei sempre tirato coi tempi, quindi c'è anche meno spazio per quella socialità che comunque era piacevole. Ricordo anche qui in zona venivamo a fare pranzi luculiani durante le ricognizioni varie trattorie, cosa che adesso si è un pochino persa, perché almeno personalmente non ho più il tempo per dedicarmi in questo modo. Sì, però penso si sia proprio perso un po' in generale. Sì, si è un po'... Sì, parlavamo durante l'intervista di Max Grosso, e anche lui ricordava appunto che in quei tempi era anche un'occasione, no, per trovarsi, la scusa era quella della ricognizione, ma poi era... Ma adesso sono limitati i tempi delle ricognizioni, quindi comunque non hai molto tempo da perdere, devi concentrare il lavoro che devi portare avanti, quindi sono cambiate veramente tante cose. Peccato però. Peccato, sì. Vabbè. Le ricordiamo comunque con piacere. Quindi... Certo. E tu Vittoria, che comunque sei giovane, sei una ragazza, cosa ti senti di dire magari a quelle ragazze giovani che vorrebbero avvicinarsi a questo sport? Beh, sicuramente di provarci, sicuramente per me è stato abbastanza facile, nel senso che mi ha iniziato tutto con papà e non saprei bene da come iniziare da capo, da sola, anche per tutto il fattore sponsor e i soldi e tutto. Sì, è uno sport. Però sicuramente, cioè, se è una cosa che una persona vuole fare tanto, di comunque provarci e sperimentare. Di non spaventarsi, quindi di non aver paura di essere in mezzo agli uomini, ai maschi. Poi grazie a Dio adesso comunque le ragazze sono... Si difendono più che bene. Esatto, anzi, diciamo che sono quasi tutte navigatrici... Comunque vincono anche i titoli italiani, guarda Campedelli, mi viene per esempio. Ce ne sono anche alcune che guidano anche molto bene. Certo, ci sono anche tanti pilota che sanno dare il proprio, che sanno fare il proprio mestiere. Quindi certo. Si è allargata un po' la veduta, anche lo stereotipo che la donna non... Assolutamente. Sai com'è, la donna al volante, pericolo costante... è stato un po' superato. Prossimi obiettivi? Abbiamo detto fare la licenza. Diciamo che ormai sono un po' di anni che corro così per cercare di fare comunque sempre qualcosa e di mantenermi agganciato all'ambiente, perché tutte le volte che corro, anche se sono sempre più sporadiche, però comunque provo sempre le stesse sensazioni, quindi la passione e la voglia c'è sempre. Il tempo purtroppo è un po' tiranno e quindi limita un po' queste occasioni. Però
diciamo, senza obiettivi specifici, l'intenzione è comunque di andare avanti, di, diciamo, di sogni nel cassetto ne avrei ancora tanti, di progetti, di idee che vorrei portare avanti. Purtroppo tutto non si può fare, no. Quindi bisogna fare delle scelte. Adesso ovviamente si è inserita Vittoria, oltre a, ricordo anche tutti gli altri navigatori, perché siamo partiti da mio padre e mio fratello, ma poi ho corso tanto tempo con Fulvio Florian, ho corso parecchio con Stefano Mazzetto, insomma poi anche altri navigatori sporadici, mi ricordo Elio Tirone, Corrado Botto, insomma ho corso con tante persone e devo dire che mi sono trovato sempre benissimo con tutti, però è chiaro che l'emozione di correre con mia figlia di fianco è qualcosa di unico. Penso proprio di sì. Sì, è anche impegnativo, devo dire, che insomma... è una responsabilità. L'idea di avere di fianco tua figlia, insomma, ti fa alzare ancora più il livello di attenzione, anche se poi è ovvio che quando sei in prova speciale... Sì, è una gara, quindi lo sai che... L'agonismo viene fuori e c'è sempre, meno male. Meno male, meno male. Forse quando inizia a non esserci più... forse è il momento di smettere, sì, esatto. E tra tutte le macchine che hai guidato, dalle più piccole, dalla Clio, dal 106, arrivare sennò alla Skoda, qual è la macchina che ti ha lasciato... Che ti ha lasciato qualcosa di più? Diciamo che io sono molto contento di aver fatto questa progressione, è una cosa che quando ho occasione lo consiglio sempre anche ai ragazzi che iniziano, più giovani, partire dal piccolo e crescere a step e non passare direttamente alle macchine grandi è molto istruttivo. Beh, sicuramente la migliore è stata la 206 WRC, soprattutto la prima gara, il primo canavese che avevo fatto qui a Rivarola, a Cornea, insomma, che era ancora in condizioni ottimali, veramente una gran macchina, bellissima. Poi vabbè, tutti i 4x4, le attuali R5, sono macchine comunque divertentissime, anche se devo dire che io anche mi diverto con qualsiasi macchina, devo dire che, ma anche oggi potrei correre, le gare che abbiamo fatto con Vittoria le abbiamo fatte con una Clio Rally 5, perché lei ne ho licenziata, e quindi siamo scesi, diciamo, di livello, ma io mi diverto con tutto. Sì, beh, poi l'abilità del pilota sta anche a sapersi adeguare a tutto quello, alla macchina, quindi passare dal piccolo al grande, dal piccolo, quindi, e alle diverse condizioni degli asfalti, del tempo, diciamo che un rally magari inizia in un modo e finisce in un altro, perché... Ma quello è il bello del rally. Proprio l'imprevisto, l'improvvisare, le condizioni che cambiano, cioè a me è sempre piaciuto tantissimo correre in condizioni non ottimali, tra virgolette, cioè quando piove, quando ci sono condizioni atmosferiche più difficili, a me piace ancora di più, mi diverto ancora di più. Ne ho fatte di gare con alluvioni, in condizioni veramente poco piacevoli da un certo punto di vista, ma devo dire, stando in macchina, forse era peggio per chi andava a vederle. Sì, sicuramente. Ricordo loro che non gradivano, però noi in macchina tutto sommato... Sì, andava ancora bene. Sì. Sì, poi ci sta, ovvio, a vedere le condizioni che cambiano. E anche quello educativo, insomma, bisogna imparare ad andare in tutte le condizioni, assolutamente, perché tanto se fa brutto per tutti, se c'è la nebbia c'è per tutti, e quindi anche lì viene fuori magari anche qualche piccolo così segreto che uno può mettere in atto, e lì viene fuori molto il concetto di qualità della preparazione della gara, cioè il lavoro che fai prima di partire è l'80% di quello che è il risultato che ne otterrai, perché se non hai fatto bene le ricognizioni, non hai le note a posto e tutto, è difficile poi fare i tempi. Sì, perché può capitare appunto degli errori anche di valutazione nel momento in cui uno prende la nota, e quindi ho condizioni che cambiano da quando l'hai presa, quando poi... Infatti devono essere adeguate a tutto quello che puoi trovare. Abbiamo visto Andorra, il Valmerula di domenica, insomma erano mesi che non veniva giù una goccia d'acqua, è venuto giù un diluvio pazzesco, poi domenica in realtà non pioveva più, ma il fondo era un fondo insidioso, quindi condizioni difficili da veri piloti, dai. Da veri piloti, infatti ha vinto. Infatti vengono fuori le differenze. Infatti si vede poi assolutamente su chi riesce ad adeguarsi meglio e chi
fa quello che può. L'importante è la passione, dai. A livello quella non passa. Professionista è ovvio, cioè, la propria professione, quindi ci sta. L'importante è sempre divertirsi, giusto? Assolutamente sì. il più possibile sì. In sicurezza, perché poi sappiamo che è uno sport che comunque ha dei rischi intrinseci, quindi bisogna sempre avere anche un occhio di riguardo all'aspetto della sicurezza in tutto quello che si fa, per se stessi, ma anche per gli altri, insomma. Sì, anche a livello di sicurezza comunque è cambiato molto rispetto a... Assolutamente sì, però appunto bisogna sempre pensarci. È vero che in gara uno in qualche modo stacca, no? Però staccare ma non tutto. Sì, infatti avere anche la coscienza sì. Di sapere sì, cosa sì. Si sta facendo. Che è comunque qualcosa di pericoloso. Sì, non è uno sport, è anche il bello di questo sport. Certo, certo. Noi vi ringraziamo di essere stati i nostri ospiti, in bocca al lupo. Grazie. Per il futuro a tutti e due, a te specialmente, visto che sei all'inizio, quindi ti auguro una lunga carriera come quella di tuo papà. Grazie. 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 Andate a trovarci presto. Bene. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Vi ricordo come sempre di continuare a seguirci su Obiettivo News, su NTV Web e su tutti i nostri canali social.